La seguente è una parodia creata dai fan. Helsing Ultimate è di proprietà di Co. Tairano e studio Madhouse. Ma che cazzo è? Brutti stronzi, mi avete fatto resuscitare solo per leggere queste fottute note legali! No, fanculo! Se devo tornare in vita per leggere delle cazzate, saranno le mie cazzate! Il mio pulsante cazzone vampiresco è una parodia creata dai fan. L'asta, le palle e lo scroto appartengono a me, Ian Valentine, e a qualunque troia con cui sia mai stato. Si prega di supportare il mio cazzo aiutando il suo rilascio ufficiale. So che lo desiderate. Re dei vampiri. Ora giaci sulle insanguinate spoglie della tua terra in rovina. Il tuo castello è caduto, i tuoi domini sono in rovina, i tuoi servi annientati, tutto per il fuoco d'inferno che hai richiamato. Una conquista sanguinosa che ha consumato centinaia di migliaia di vite e oltre 20.000 vittime impalate e prostrate da te solo per instillare orrore nel cuore degli uomini. Cosa dici ora, mostro? Demone, diavolo concepito dalle tenebre, cosa dici ora? Sto cazzo. Oh, oddio. Oggi c'è l'orientamento! Ascoltatemi bene. Ora siete sotto contratto come guardie dell'organizzazione Helsing. Come saprete, ci occupiamo di particolari obiettivi. Terroristi, cultisti e individui che credono di avere... origini mistiche. Bene. C'è per caso altro che dovremmo sapere su questa struttura? Tutte le informazioni vi sono state date nel briefing. Volete vedere un cadavere? Allora, come va il meeting? Loro sono un gruppo di mercenari assoldati per rimpiazzare le perdite subite dai fratelli Valentine. Aspetta, sono francesi? Abbiamo dovuto mettere degli annunci. Hanno risposto solo loro. Questi raschi al fondo del barile! Sir Integra, mi scusi, ho provato a fermarlo, ma quando l'ho pregato di farlo, lui ha risposto, scusi il francesismo. Figurati. Fuck the police. E poi ha inclinato tutti i dipinti sulla sua strada. Oddio, passare per quel corridoio mi darà un gran mal di testa. A proposito di mal di testa, è arrivata una lettera per lei. Enrico Maxwell, quello sporco viscido arrogante italiano pezzo di merda! Maxwell, da quanto tempo? In effetti, non sei più la ragazzina che conoscevo. Guarda tutte quelle rughe. E guarda tutto quel marrone sul tuo naso. Come sta il Papa? Meglio della tua chiesa decadente. Beh, non tutti possiamo sfruttare i clandestini. Ma non perdete tempo a guadagnare con Rupert Murdoch. Se la tua intenzione era fare a chi ce l'ha più grosso con una donna, hai iniziato con un grave handicap. E certo ne beneficia il bambino incatenato nel tuo jet vaticano, il quale com'è che è stato pagato? Oh già, generose donazioni dei fedeli per spargere il verbo di Dio sulla sua schiena. Andersen! Servite il Signore trepitando di gioia e dolore! Ma che bel regalo! Baciate il figlio perché non si adiri, o rimarrete colpiti dalla sua ira ascesa con poco. Gruppo B! Esatto, passiamo davanti alla coda. Avete 80 anni, ci siete abituati, no? Stiamo andando a guardare opere d'arte e dipinti, che forse sono arte? Chissà, io non ci capisco un H. Beh, addio erezione. Già, proprio una guastafeste. Lo rifaremo un'altra volta. Ma certo, ora ammazzati, mostro pagano. Anche tu, cattolico sociopatico. Ups, tautologia! Gradisci del caffè? Mi piacerebbe. Dunque, nella lettera non hai specificato il motivo di questo incontro. Considerala come una transazione commerciale. Ho due informazioni che desidero vendervi. E quali sarebbero? La vera identità di Millennium. Che? L'organizzazione che vi attaccate. Ah, già, c'è stato un dibattito su quello. E il luogo in cui trovare Millennium. E cosa mai potresti volere in cambio? Oh, nulla di che.
solo due semplici scuse da te e il tuo subordinato, conosciuto come il cazzone Cremesi, noto anche come Alucard. Quindi vuoi delle scuse da me? Le immaginavo, ma non volevo presumerle. E comunque, di cosa mai dovrei scusarmi con la sezione Iscariota? Beh, normalmente ti avrei chiesto di scusarti per essere una lurida, blasfema, ignorante, scrofa protestante. Ma in questo caso, le azioni del tuo vampiro domestico sono più preoccupanti. Che cosa ha fatto questa volta? Negli ultimi anni ha inviato non meno di 200 minacce di morte al Papa. E senza piccioni viaggiatori, volano semplicemente fino al Vaticano. La più recente cita testualmente: caro capo. Sostitutivo, le invio questa amichevole letterina per informarla della sua imminente morte. Nel caso fosse preoccupato della frequenza di queste lettere, sto solo tentando di instillarle quanta più paura possibile. Come l'imbastitura di un tacchino, con cui poi provvederò a fare sesso. Esatto, fotterò il tacchino del terrore. Followatemi sul cazzone Cremesi. In fede, Alucard. Non posso fare a meno di pensare ai progressi che faremmo se mettesse tutte queste energie sul lavoro. Dunque, queste scuse... Mi dispiace. Ecco qua la loro posizione. Interessante, ma pensa che Alucard ci andrà? Non se glielo ordino. Credo di aver avuto un'idea. Sapeva di avere le ferie pagate? Ho delle ferie. Vuol dire che posso andarmene senza essere sgridato al telefono? Perché, davvero, è sempre al telefono. Anche perché odio discutere con lei di persona. Con un'erezione è super imbarazzante. Immagino. Allora è deciso. Vado in vacanza. Certo, può andare dove desidera. Tranne che nel Brasile. Si reintegra, le ha espressamente vietato di visitare il Brasile. Prendo la poliziotta e il francese. Quindi dov'è la poliziotta? Oh beh, è di sotto. Lì non c'è il vano bagagli? Ho paura del volo, delle pareti, dei luoghi stretti! Gesù vuole un abbraccio! Eccoci qua, un matrimoniale per due. Esilerante. No, io voglio lattico. Mi scusi signore, ma quella stanza è riservata a Mr. Chevy Chase. Ho detto che vuoi darmi lattico. Io voglio darle lattico. E vuoi cacciare Chevy Chase perché è uno stronzo. E voglio cacciare Chevy Chase perché è uno stronzo. Visto francese? Posso fargli dire ciò che voglio. White Chicks era splendido. White Chicks era splendido. Lo pensa anche lui. Tampone scarlatto a calzino lurido. Il cazzone Cremisi è qui, ripeto. Il cazzone Cremisi è qui. Inoltre, alla prossima i soprannomi li scelgo io. Beh, se non è un problema per te, vorresti andare a bere un drink dopo? In un pub? Non siamo amici, sei il mio bodyguard. Se va bene, tra due settimane avrò imparato il tuo nome. Frattanto, sei sangue di scorta. Cristo, d'accordo. E di a quel tizio di non spiarmi, è inquietante. Cazzo. E ora che sono solo, posso finalmente ritirarmi e rilassarmi. Colpi d'arma da fuoco dell'attico del palazzo. Nessuna novità dalla squadra sotto. E ciò porta gli ufficiali a temere il peggio. Il loro terrorista sarebbe costituito da una giovane donna inglese e un cazzone alla ossa. Il telefono, portami il telefono, lo voglio dal telefono ora! Aspetta un minuto, devo rispondere. Ehi là! Che cosa hai fatto? Ok, ma non puoi arrabbiarti con me. Che cosa hai fatto? Ok, primo, mi stavo facendo i fatti miei. Stronzate! Ma è vero! Esattamente cosa è successo mentre ti facevi i fatti tuoi? Mi stavo rilassando in camera mia e a un tratto dei cretini mi hanno sfondato la porta. Mi minacciano urlando: in ginocchio! E io rispondo: è ciò che ho detto a tua madre ieri! E loro se la sono presa. Ma sai come vanno queste cose? E li ha uccisi tutti tranne uno. Che fine ha fatto l'ultimo? Si è sparato come una troietta. Quindi direi che posso cancellare il servizio in camera.
Dunque, abbiamo inviato tipo 10 uomini senza ricevere risposta. Pensa sia tutto a posto? Ma naturalmente, non dovete preoccuparvi. Certo che è tutto a posto. Beh, noi riceveremo comunque l'immortalità, no? Amici miei cari, sembro il tipo da non rispettare un accordo? A proposito, inviate più uomini. Beh, sembra ragionevole. Perché sei in silenzio da tipo 5 minuti? Oh, so perché sei arrabbiata, perché sono andato in Brasile, vero? Alucard, passami la poliziotta. Davvero? Vuoi parlare con... ok, come vuoi. Io vado a passeggiare, ciao. Pronto? Qualunque cosa succeda, Alucard non deve lasciare quella stanza. Veramente è appena uscito. Ha detto che andava a fare una passeggiata. No! Ehi, gente, come butta? Ah! Direi bene! Walter, sii sincero con me. Quanti danni collaterali dobbiamo aspettarci? Direi... il quantitativo Alucard. Certo che sai come fare un'entrata. L'avessi saputo, avrei issato delle Union Jack per te. Aspetta, hai imbastito tutto ciò per me? Chi sei tu? Io sono Toblakain Alhambra, o Dandyman. Potrei o meno aver detto alla polizia locale che se ti avessero catturato li avrei resi immortali. E hanno abboccato? Como dei pesci in saldo. Che appetitosa stronzata! Qual è il tuo gioco? Ottima scelta di parole. Voglio giocare con te, vampiro. Tipo ad assopigliatutto? No, più tipo assopiglia... Morta! Prendimi! Oh mio Dio, perché lo fanno all'esterno? Beh, almeno schiva e basta. Oh, andiamo, l'ha fatta apposta! Dunque può fare cloni di carta. Hai attivato la carta trappola. Oh cielo! Ehi, dente stronzo! Mancato! Pensi che Alhambra ce la fa? Calmati, va tutto bene. Io sono più concentrato su ciò che farò con la mia immortalità. Alla faccia tua, io mi becco la doppia immortalità. 1, 2, 3, 4, 5. No. 6, 7. Vediamo ora che ne pensa di prendere quel drink con me. Ci vorrebbe un drink ora. Non ero più abituato a vedere tanto sangue mio. Quel tipo ha proprio carte magiche. E mani magiche. Dimmi, Alucard, sei uno scommettitore? Credo che sia più il tuo campo. Voglio fare una scommessa con te, vagabondo. Ti sconfiggerò con una sola mano. Scommessa accettata. E ora, mostrami il tuo colpo migliore. Purtroppo per te, hai attivato la mia Alucard. Cosa? Che merda! Prendi questo! Puzza! Blocca questo! No! Queste stronzate cominciano a stancarmi! Anche a me! Ora mostrami la tua mano! Dandyman! Ehi, Dandyman, hai perso. E ora devo leggerti la mente, bevendo il tuo sangue. Oh, mamma mia! Che cazzo è questo? Che cazzo è quello? Che cazzo sono quelli?
Maestro! Aspetta, questa la devo twittare! Sir Integra, qualcosa non va? Sono i fottuti nazisti! Maggiore, sono così spiacente per il fallimento di Dandyman. Oh, tranquillo, Herr Doctor. Era solo un cane brasiliano utile ad alimentare una bestia più grande con valide informazioni. Ma maggiore, ora che conosce i piani? Oh, Herr Doctor, questo è il piano. Ora che conoscono il piano, pianificheranno di contrastarlo. E noi attueremo un piano per eliminare il loro piano di contrastare il nostro. Il suo genio non ha limiti. E in più abbiamo un vantaggio tattico su di loro. Zeppelin!